È vero che alcune persone nascono ancora con la coda? Benvenuti in un nuovo video realizzato da Boap, dove andremo a parlare delle domande e delle risposte che troviamo nel sito o nell'applicazione di nome Quora. Sto per l'appunto realizzando questa nuova serie di contenuti, visto che trovo che questa piattaforma sia davvero piena di cose interessanti, di cui sicuramente ci divertiremo insieme a discutere. Inizierei proprio con la domanda che avete sentito a inizio video, ovvero: alcune persone nascono ancora con la coda? Beh, in sintesi, il signor Giovanni ha risposto che sì. Esistono rari casi dove gli esseri umani nascono ancora con una piccola coda lungo la colonna vertebrale, chiamata dagli scienziati coda vestigiale, indizio che favorisce il fatto che gli esseri umani in passato avevano una coda. Queste code si sviluppano durante la quinta o la sesta settimana di gestazione e contengono all'incirca 10 o 12 vertebre. Nella maggior parte dei casi questa caratteristica però scompare o viene assorbita nel corpo durante lo sviluppo fetale in modo da formare il coccige. Questo discorso sarebbe da approfondire e capire magari i vantaggi che potrebbe avere attualmente il possedere una coda. Adesso a primo impatto mi viene naturalmente in mente Goku della serie Dragon Ball, ma non credo che c'entri particolarmente molto, anche se magari qualche ispirazione si potrebbe prendere anche da lì. Per cosa potrebbe essere utile il possedere una coda nel mondo di oggi? Fatemelo sapere nei commenti. Se non ricordo male, Goku in certi casi utilizzava la coda come sostegno, in modo da appoggiarsi o mettersi seduto, cosa che potrebbe essere relativamente utile. Passiamo però alla prossima domanda. Qual è l'immagine più disturbante che conosci? Giuseppe risponde con quest'immagine, dicendo che più la si osserva, più si notano dettagli inquietanti. In effetti, se la si guarda così, a primo impatto sembra una normalissima immagine, ma più la fisso e più scovo effettivamente dettagli inquietanti, che magari, ripeto, non si vedono così a primo impatto. E non riesco a capire come sia possibile che il mio occhio riesca a vederla così nel generale come un'immagine normale, senza nulla di strano. Questi sono alcuni dei dettagli di cui io e Giuseppe stiamo parlando. Vi invito però a divertirvi a trovare gli altri da soli. Se quello che avete visto vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di iscrivervi, lasciare mi piace, commentare, attivare la campanellina, insomma le solite cose che mi sarebbero davvero di aiuto per potervi portare sempre nuovi video. Ci vediamo presto in un nuovo video Boa!